Novamont, azienda italiana leader nella produzione di bioplastiche, ha dato vita a Mater Biotech, primo impianto al mondo dedicato alla produzione di biobutandiolo attraverso la fermentazione degli zuccheri. Mater Biotech ha reso possibile la conversione di un ex sito industriale abbandonato a partire da una tecnologia sviluppata da Genomatica, azienda californiana leader nella bioingegneria, e sulla base del know-how e dell'eccellenza Novamont nello sviluppo di processi a basso impatto. L'impianto rappresenta uno sviluppo fondamentale del modello di bioraffineria promosso da Novamont, basato sull'utilizzo di tecnologie prime al mondo per la riconversione di siti deindustrializzati. Ma cos'è il butandiolo? Il butandiolo è un intermedio chimico. Normalmente è ottenuto da materie fossili, ma il butandiolo di Mater Biotech è ottenuto da materie prime rinnovabili come zuccheri ottenuti da amidi o da biomassa lignocellulosica. Quali sono i principali utilizzi del biobutandiolo? Il BDO è utilizzato nell'industria chimica per la produzione di altri intermedi chimici, nel settore tessile, automotive e dell'elettronica per la produzione di beni di consumo e per produrre biopolimeri per plastiche biodegradabili. Il biobutandiolo presenta le stesse caratteristiche del butandiolo di origine fossile, ma con una carbon footprint inferiore del 50%. Inoltre, l'1,4 butandiolo di Mater Biotech rappresenta un ulteriore componente rinnovabile all'interno della quarta generazione del Mater B e contribuisce all'ulteriore riduzione delle emissioni di gas serra. Scopri di più su www.novamont.com/materbiotech.